Italiani e italiani, cari amici, vi confesso che ho esitato molto prima di presentarmi dinanzi alla televisione per porgervi il solito saluto augurale per il nuovo anno che sta per sorgere. Ho esitato perché temo di portare nelle vostre case una nota di tristezza. Nel mio animo non vi è che amarezza. Penso alle vittime del cataclisma sismico che si è scatenato in zone dell'Italia meridionale. Io andai subito sul posto ed ho assistito a scene di dolore che mai dimenticherò. E penso ai sopravvissuti che oggi ricordano i loro morti e pensano al loro paese completamente distrutto e alla loro casa che è un cumulo di macerie. Ebbene, noi non con le parole ma coi fatti dobbiamo cercare di confortare e di aiutare i sopravvissuti dal terremoto. Dobbiamo al più presto cercare di ricostruire i loro paesi e le loro case con criteri antisismici. E qui il governo dovrà vigilare perché i criteri antisismici siano veramente osservati. Vi è un'altra preoccupazione in me ed è questa: che il cataclisma sismico che si è scatenato nel Mezzogiorno d'Italia ci ripropone ancora il problema del meridione. Se ne è sempre parlato, se ne parla da generazioni, ma non è mai stato risolto. Per essere breve, bisogna fare in modo che ogni italiano trovi in Italia un posto di lavoro e soprattutto nel meridione. È nel meridione che la gente, che i giovani non riescono a trovare un lavoro e sono costretti ad andare all'estero e a mendicare un posto di lavoro. È una sorte questa molto triste che io ho conosciuto personalmente e credetemi, è tessuta di molti sacrifici e anche di molte umiliazioni. E colgo l'occasione qui per inviare il mio saluto augurale a tutti gli italiani e alle italiane che si trovano all'estero e che fanno onore all'Italia con il loro lavoro e col loro impegno che mettono nel lavoro, la loro intelligenza. Altro motivo di preoccupazione di questa mia tristezza è il terrorismo che non dà pace al popolo italiano. Questo terrorismo che si scatena, che turba la vita del nostro paese. Un giorno sapremo chi è che manovra questi terroristi, chi è che vuole destabilizzare il regime democratico italiano, chi vuole distruggere questa nostra Repubblica democratica la cui conquista molto è costata al popolo italiano. Ebbene, io mando qui, penso alle famiglie che piangono in questi giorni i loro cari vittime del terrorismo, vittime del terrorismo, uomini che appartenevano alle forze dell'ordine, che fanno con tanto coraggio e con tanto impegno fanno il loro dovere, ai magistrati, alle famiglie dei magistrati, di giornalisti, di tecnici, di funzionari di aziende private. E allora, pensando a questo terrorismo che si è scatenato in Italia, io mi chiedo ancora, ripeto, chi è che vuole
destabilizzare il nostro regime democratico. È un interrogativo che pongo a me stesso e che devono porsi tutti coloro che hanno a cuore le sorti del popolo italiano e della democrazia. Vi è un conforto però in me, una luce si accende in questa mia amarezza, una luce di speranza, anche di conforto. Il popolo italiano ha dimostrato di saper affrontare queste sue sventure con molto dignità, con molto coraggio e con molta fermezza. Per quanto riguarda il cataclisma sismico, ebbene qui abbiamo avuto la prova della generosità del popolo italiano. Il popolo italiano spontaneamente ha ritrovato la sua unità nazionale e la sua concordia nazionale. Spontaneamente sono venuti aiuti alla gente del meridione vittima del terremoto, volontari si sono portati nelle zone devastate dal cataclisma, specialmente molti giovani. Vada la nostra riconoscenza all'esercito, alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco che si sono prodigati con tanta abnegazione. Questa è la generosità dimostrata dal nostro popolo. Ma il nostro popolo dimostra anche del coraggio e della fermezza nell'affrontare il terrorismo. Io ho assistito alle manifestazioni che si sono svolte a Roma, subito dopo l'assassinio di un uomo politico che ho sempre considerato un uomo dal cuore puro e dall'intelligenza forte, Aldo Moro, mio caro amico. Ben Piazza San Giovanni colma di 400.000 persone di tutti i ceti sociali a far sentire la loro protesta. Altrettanto è avvenuto ai funerali dell'operaio Rossa a Genova, assassinato dalla Brigata Rossa. 350.000 persone ai funerali del giudice Alessandrini a Milano e poi Piazza Maggiore dopo l'orrenda strage di Bologna, colma di tutti i cittadini venuti da ogni parte d'Italia a far sentire la loro protesta e la loro decisione di resistere al terrorismo. Ebbene, il popolo italiano intende fare barriera contro il terrorismo per difendere la democrazia e la Repubblica. Prendiamo atto di questa volontà del popolo italiano. Il popolo italiano merita tutta la nostra ammirazione e tutto il nostro rispetto. Io sono orgoglioso di appartenere al popolo italiano. Ripeto, il popolo italiano non si considera superiore ad altri popoli, ma non è neppure inferiore agli altri popoli. E bisogna essere degni del popolo italiano. Non è degno del popolo italiano chi compie atti di disonestà. I corrotti e i disonesti sono indegni di appartenere al popolo italiano e devono essere colpiti senza alcuna considerazione. Guai se qualcuno, per amicizia, per solidarietà di partito, dovesse sostenere questi corrotti e difenderli. In questo caso la solidarietà di amicizia di partito diventa complicità e omertà. Deve essere dato, ripeto, il bando a questi disonesti, a questi corrotti, che offendono il popolo italiano, offendono i milioni di italiani che pur di vivere onesti impongono gravi sacrifici a se stessi e alle loro famiglie. Io credo quindi al popolo italiano e sono orgoglioso di essere italiano. Credo nei giovani, lo vado sempre ripetendo, io prendo sempre contatto con i giovani, centinaia di giovani hanno preso contatto con me quando ero Presidente della Camera dei Deputati, qui già 30.000 giovani in questi 2 anni sono venuti a trovarmi, ho sempre discusso con loro, discuto con loro, intreccio con loro un colloquio, una conversazione come fossimo antichi amici, mi sento sempre porre delle domande e dei quesiti molto seri, quindi
La nostra gioventù è seria. È vero, vi è una frangia di giovani che si danno alla violenza o che si mettono sulla strada della droga, ma è una minoranza. La stragrande maggioranza dei giovani è molto più seria di quanto non pensino certi anziani. E guai a noi se non credessimo ai giovani. Dovremmo disperare dell'avvenire della patria, perché non siamo più noi anziani che rappresentiamo questo avvenire, lo rappresentano i nostri giovani. E allora io ai giovani dico questo: voi avete il cuore pieno di speranze e noi abbiamo la nostra esperienza. Ebbene, camminiamo insieme da buoni amici, voi con le vostre ansie, con le vostre speranze, con le vostre aspirazioni, noi con la nostra esperienza. Camminiamo insieme nell'interesse dell'Italia. Il mio pensiero ancora, si rivolge a coloro che nel mondo lottano contro la fame e contro la miseria. Vedete, italiani e italiane, mentre io vi parlo, milioni e milioni di creature umane stanno morendo di fame. Nel 1979, e sapremo poi la cifra dell'anno che sta morendo, nel 1979 sono morti per denutrizione nel mondo 18 milioni di bambini. Questa strage di innocenti pesa come una condanna sulla coscienza di tutti gli uomini di Stato, anche quindi sulla mia coscienza. Sì, sembra un sogno il mio quando io dico che bisognerebbe arrivare al disarmo totale controllato. Con le guerre nulla si risolve. E il denaro che oggi si spende si sperpera per me, per costruire ordigni di morte che, se domani, per dannata ipotesi, fossero usati, scomparirebbe l'umanità dal nostro pianeta, e questi denari invece si usino per sollevare dalla fame tanti esseri umani, per combattere la fame nel mondo. Ecco, si esalti la vita e si cerchi di condannare invece tutto ciò che può causare la morte nell'umanità. E con questi sentimenti e con questi propositi che io mi sono introdotto attraverso la televisione nelle vostre case, italiani e italiane, con animo fraterno io vi auguro che l'anno 1981 porti serenità in voi, porti serenità nelle vostre famiglie. Mi auguro che il 1981 sia un anno di pace e di progresso per il popolo italiano.